Amici di Viaggiando in Gamba, buongiorno. Scusate, ma ho un po' di acquolina in bocca. Siccome oggi è domenica e allora e siamo in camper, giustamente spesa fatta qualche giorno fa, vi faccio vedere quello che sta preparando la mia cara mogliettina. Lo posso dire comunque come se fosse, dai, la mia cara moglie. Buongiorno! Buongiorno Buongiorno! Vale. Allora, cosa stai preparando? Allora, Allora, da aspetta. sicula, Da sicula. pasta alla norma. Guardate, melanzane Quindi fritte. melanzana fritta, Che si sta salsa di facendo? pomodoro, Madonna, ma cotta con cotta. uno spicchio d'aglio, Che ora rigorosamente che spicchio d'aglio rosso, aglio rosso rosso di di Nubia, Nubia. eccellenza siciliana e presidio slow food al Nubia che è mondo. in provincia di Trapani, Certo. specifichiamo per chi non lo sa, quindi È un aglio con delle caratteristiche caratteristiche particolari. sia organolettiche che di sapore e di odori molto particolari. Gli chef migliori al mondo Usano, usano l'aglio non rosso so, di di Nubia. Nubia. E quindi La passa alla norma. melanzana l'ho comprata qui al E noi supermercato sappiamo come. martedì Salvatore, scorso, buongiorno. perché già da martedì che non facciamo la spesa, Sì. tanto che siamo senza pane, È finito il pane. è finita la frutta, Frutta. domani spesa, Fulvio, domani è lunedì, buongiorno. quindi una Quindi settimana, no? oggi passa alla norma. Ma la La ricotta salata. ricotta salata, Guarda, ce aspetta, l'ho. aspetta, Vediamo, vediamo cosa sposta, abbiamo. disposta, Allora, disposta, risposto. disposta. Attenzione, io nel frattempo continuo. Sempre martedì Buongiorno al ragazzi. Allora, supermercato ho ecco. comprato la ricotta dura, loro chiamano ricotta Non è dura, la nostra, però. ma c'era scritto ricotta di pecora salata, per cui questa dovrebbe essere ricotta salata, mi auguro. Mi Non manca lo il so. basilico. Ma io posso provare a chiedere, vediamo se ce l'ha, ma Ma non credo chi? che ce l'hanno Dai, piantato ma da qualche dai. parte, no. No, non Allora, il c'era nostro frigo. basilico, ancora non è Purtroppo, vedete, noi periodo. abbiamo il frigo piccolino, quindi Che è vuota al al momento momento? è vuoto, l'abbiamo svuotato, non possiamo fare grande. Albano, è finito il vino! Albano è finito il vino, l'abbiamo ripetuto un sacco di volte, ma Albano, è niente, finito il non ci vino! sente, non ci. Quindi niente, vi volevamo dare questa piccola diretta così buttata così, intanto per Passa la augurarvi buona domenica. buona domenica, che è la cosa più Per importante. ricordarvi Ciao Diego. l'FFP, foto fuori porta, che oggi Oggi la pomeriggio sarà prepariamo, la preparata, prepariamo. ma non per oggi, per No, domani per sera alle domani sera la 21:15. mandiamo in E onda. il gioco foto fuori porta dall'idea del Cristiano Bubris con la collaborazione della Lidia Canosa, Che sei tu? dalla gita fuori porta abbiamo tirato Ciao fuori la Benny! foto fuori porta. Quindi più tardi uscirà il video con la foto da individuare. Lunedì, cioè domani sera alle Ciao 21:15, Paolo! al solito il vincitore dovrà dirmi, il vincitore sarà chi mi dirà la foto dove è stata scattata. E quindi, comunque, speriamo che voi mangiate pure qualcosa di buono oggi che è domenica. Il dolcino, vabbè, ce lo facciamo con un po' di. Amore, il dolcino Vabbè. sta oggi, mi sa che ce lo Mia, cioè, scordiamo. ma, non, ma con i crostini un po' di. I Vabbè, vediamo. crostini, amore, Nutella, comunque, beh, vabbè, dai, una cucchiaiata non di lo Nutella. so. Ma noi continuiamo. Guardate che meraviglia. Che speriamo che sono buone. Allora, io mi ricordo da piccolo. Ciao Peter. Benny, non volete un Ciao pezzo di. Allora, Benny! Benny, noi abbiamo comprato della ricotta Salata qua. e di pecora, ricotta di Ricotta, però non pecora. Vabbè, sappiamo com'è. Ovviamente in Puglia, ovviamente non la è il Puglia, posto il sol. ideale Ma per no, la ma ricotta salata. no, no, no. No. Io credo che forse saremmo stupiti da effetti speciali. L'abbiamo fatta La vedere poco melanzana, fa. ovviamente, la melanzana, ovviamente. Ciao Egidio. Va messa a bagno con acqua e sale perché così perde l'amaro. Quindi questo Poi si stiamo facendo. asciuga con un Comunque, canovaccio. per rispondere a Benny, non sappiamo com'è la ricotta salata, dobbiamo ancora spacchettare e assaggiare. Appena Vedrò l'assaggeremo, oggi. poi oggi pomeriggio Vi lo diremo, sapremo vi dire. daremo come. Per ora c'è la preparazione di tutto. Mi raccomando, la melanzana va messo con acqua e sale o solo con Allora, sale. Io preferisco acqua e sale. Fulvio sta facendo, ma ha scritto oggi pollo con piselli e polenta. Noi ieri Noi pollo con ieri l'abbiamo mangiato, era piselli. buonissimo. Allora, che fate? Egidio dice che fate. Allora, Egidio sa, Lidia sta Passa alla pre. norma. Pasta alla norma, melanzane fritte, Melanzane fritte, salsa di sugo. pomodoro cotto solo con uno spicchio d'aglio, Io. poi a crudo si mette l'olio. Vi svelo un segreto che mi ha insegnato la mia mamma e prima di lei la mia nonna. Io aggiungo un po' d'olio della frittura delle melanzane. È un danno veramente Vabbè, pazzesco, intanto la dieta per ora. però il sapore è un Ciao altro. Giovanna, Giovanna Carcerano. Ciao Giovanna! E E niente, quindi pasta quindi alla norma. Oggi la ricotta salata, tipicamente ripeto, siciliana. la ricotta. Ma fammi parlare ogni tanto, non mi interrompere. Allora, la ricotta. Allora, giro pure la camera.
perché mi fa parlare. Allora, la ricotta salata, ripeto, l'abbiamo comprata esci qui dalla cucina, al non ti supermercato. Voglio qua dentro. Quasi quasi faccio un salto dopo. Egidio, con piacere. Così facciamo magari porta una scena. Porta il basilico, che ci manca, l'unica cosa che ci manca è il basilico. Portalo, così magari facciamo una scenettina insieme vino. Di quelle due esibizioni. E il vino, perché è finito anche il vino, domani andremo a fare la spesa. Quindi, ritornando alla ricotta salata, vediamo se riesco a finire un concetto. L'abbiamo comprata qui al supermercato a Gallipoli, quindi c'è scritto ricotta di pecora, vediamo com'è, non sappiamo se è buona, non l'abbiamo ancora assaggiata, quindi vediamo, ve la facciamo rivedere. Aspetta che giro la camera, ecco, uno strappo di scotch. Aspetta che giro la camera verso la ricotta salata, che è questa. Ah, la stiamo assaggiando in diretta, uno strappo di scotch. Aspetta, che devo tu fare? Prendi lo strappo, inquadra la ricotta, non perdere la ricotta prima che qualcuno la ruba. Non vedo, chi la deve rubare? Siamo qua da soli. Ciao Eggy! Oh, ciao Peter, Eggie, buongiorno. Non conosco il posto dove siete, è possibile sapere. Certo. Allora, guarda. Allora, noi siamo all'Agri Campeggio Torre Sabea a Gallipoli. Attualmente loro stanno facendo, ovviamente sono chiusi per i nuovi clienti perché non c'è nessuno, eccolo qua. Questo è il posto dove siamo. Torre Sabea, Agri Campeggio Torre Sabea a Gallipoli, posto molto carino, molto bello. Loro stanno facendo per ora il prezzo che c'è fuori in questo periodo, una notte 17 euro a coppia tutto completo, e mentre se fai una settimana 11 euro a notte tutto compreso, e invece se fai un mese 250 euro in questo periodo. Tra l'altro, vista la situazione, ci hanno dato pure bagno e doccia privata, in maniera tale che si evitano lì. Ma siamo con altri 3-4 equipaggi di tedeschi. Com'è il sapore? Vediamo, assaggiamo. Allora, dai, un po' meno salato della nostra. Un po' meno salato della nostra. Allora, l'abbiamo assaggiato. Daniele, buongiorno. Paolo Castellani, buongiorno. Un po' meno salata della nostra siciliana, però va bene. Buona. Va bene. Quindi confermiamo anche la ricotta salata a posto. L'unica cosa che manca, diciamo che piuttosto che essere ricotta salata, è ricotta un po' liscia. Un po' liscia. Però manca solo il basilico a questo punto. Sembra il pane toscano praticamente. Perfetto, comunque non è male. Dai, è fattibile, non è male. Dai, ne abbiamo mangiate di peggiori. Sì. Anche in Sicilia, quindi. Ah sì sì. Va bene. Daniele Bass sta guardando. Ciao ragazzi, buon appetito. Grazie Paolo. Però quindi stiamo cucinando. Basta la norma, manca il basilico, poi c'è tutto. Va bene. A questo punto. Poi ognuno sceglie spaghetti, rigatoni, tortiglioni. Io preferisco i tortiglioni o i rigatoni. Io preferisco gli spaghetti. E oggi facciamo i tortiglioni. Bravo. Perché ma soprattutto mi piace quando lei fa. No, e perché non li faccio in quel lo so, modo? Quando lei, quando li facciamo quando quelle poche volte che siamo a casa, lei li fa. Ma anche qua la fa. Cosa fa? Già, guardate, ho l'acquolina in bocca. Fa una forchettata di spaghetti avvolti nella melanzana fritta, messi tutti ben ordinati nella teglia, messi al forno con un po' di mollichino. Ragazzi, mi sento male. Una cosa fantastica. Oggi non li faccio. Oggi no. Sì? Avete quindi... non avete la pendola fornetto? Allora, caro Daniele, la pendola fornetto ce l'ha la... Ciao no, Cristian! Ascolta, ce l'ha... io sono un po' tradizionalista in questo senso. La melanzana Peter fritta. Grossi, buongiorno. Va fritta. Ciao Peter. Io di solito uso queste che ho. Fabio, buongiorno. Le pendole a fornetto sono queste, solo che ora le ho scorporate per fare da una parte. La salsa di pomodoro, dall'altra le melanzane. Allora, Fabio, scusa, c'è un sacco di gente oggi. Buongiorno, buona domenica a voi. Allora, la pasta con le... allora, tra l'altro, vedete la macchinetta dell'ozono che è accesa? La sentite pure? Non questa, c'è odore. Questa, lei sta friggendo in camper. Ciao Carmen, vi posso assicurare che non c'è assolutamente puzza di fritto in camper. No. Odore di fritto. Quindi la macchinetta noi ce l'abbiamo. Questa programmazione dell'ozono, 99 secondi di sosta e 2 secondi di emissione. Vedete, secondo già dei secondi di pausa. E devo dire, non c'è assolutamente odore di frittura all'interno del camper. Lei ogni 99 secondi dà una spruzzatina per 2 secondi di ozono e vi posso garantire che funziona. Ci potalizziamo l'acqua, teniamo sempre il camper sanificato, quindi non ci sono odori. Considerate una cosa, siamo stati 3 giorni chiusi in camper perché pioveva. Ha piovuto ininterrottamente. Quindi io ho cucinato tenendo
Qua non dico quasi tutto chiuso, però Daniele qua. Basta proprio chiedeva proprio questo e ti abbiamo risposto, Daniele. E quindi diciamo che siamo veramente contenti di questa macchina. Christian diceva mega mangiatona tutti insieme. Daniela Beghi, ben arrivata. Ciao Daneluccia, un La mega bacio. mangiatona si farà non appena Aspetta, gli saremo in mando un grado di bacio. uscire. Ciao Daniela, quanto tempo che non ci vediamo comunque. Allora, anche in Puglia ci stiamo facendo la pasta alla Roma, la pasta capulinciana fritta. Quindi è domenica, ci sta, abbiamo recuperato tutto. Ci manca solo il basilico. Va bene, fatto questo, noi che facciamo? Io c'ho l'acquolino in bocca, ragazzi, una cosa. Salutiamo? Salutiamo, Aspetta. aspetta, aspetta che giro la telecamera. Salutiamo insieme. Allora, Amici, vi lasciamo la vostra domenica. Buon buon pranzo. pranzo. Poi dopo, magari nel pomeriggio, non so, magari faremo un altro collegamento così rapido e vi Diteci diremo. cosa avete preparato oggi voi. Scrivetelo anche nella pagina, c'è la zona community, potete scrivere là tranquillamente, così vediamo anche di interagire con noi. Ma può essere che Ricordatevi. FFP, fra foto poco, fuori porta. più tardi Al metterei posto nel di video. gita fuori porta c'è il concorso Ciao foto Paolino fuori Paperino! porta. Lunedì sera alle 21:15 Ciao Marianna! potete darmi la risposta dalle 21:15 di lunedì. Più tardi metteremo invece la foto da indovinare. Dove è stata scattata la foto fuori porta? Già, ieri ha vinto Ieri ha la vinto nostra amica Cettina, Cettina, la nostra wedding planner, che ha che ha vinto vinto. un mese di Camper Infinity Premium gratuita. Ma Scaricatevi l'app Camper Infinity, l'app del mi camperista. diranno che faccio ora che non esco? No No, problem. partirà da quando tutto si sbloccherà. Oggi abbiamo sentito Paola di Camper Infinity e ci ha detto: non vi preoccupate, la regaliamo, ma la facciamo partire da quando tutto sarà Per in ora partenza. stiamo fermi a caso come noi in camper. Quindi no. Allora, dice Fabio Scuderi, non far bruciare le melanzane è un peccato. No, 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 tranquillo Fabio, no. tranquillo. A noi piacciono cotte, ma non sono No, 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 bruciate. su questo No, lei no. ha una certa esperienza, voi No, state no, tranquilli. no, Va bene, scherzi. per ora vi salutiamo ragazzi, grazie, buon Grazie pranzo, buona domenica. Fabio, buona domenica. A più tardi. Il Dopo. basilico manca, se Sì, qualcuno ce lo può far avere. vediamo. Albano il vino, grazie. Ciao, ciao, ciao. Buona domenica.